Salve ragazzi e bentornati sul gioco di carte collezionabili online. Benvenuti in questo secondo video dedicato alle aperture dei pacchetti virtuali, dove ci gaseremo tantissimo nel caso dovessimo trovare una ex. Esattamente. Allora, nella parte precedente siamo stati molto sfigatelli, ma abbiamo comunque trovato una turbo. Ovviamente vi lascio il video qui sotto in descrizione nel caso voi vogliate andarlo a guardare. E quest'oggi siamo prontissimi per andare a fare un altro spacchettamento, dato che abbiamo un bel po' di codici, ovviamente già riscattati e donati da voi, quindi vi ringrazio ancora una volta. Ovviamente vi ricordo che se avete dei codici da darmi, se voi non giocate soprattutto all'online del TGC, gioco di carte collezionabili, potete donarmeli benissimo in direct su Instagram o sulla pagina Facebook. Trovate tutti quanti i link qui sotto in descrizione. Ovviamente passate anche dai social, dato che mentre ci siete, perché comunque passare dai social è importante. E oltretutto caricate di mi piace questo video e cerchiamo di raggiungere almeno i 200 mi piace. E ovviamente commentate qui sotto con hashtag banana, così perché mi va. Allora, detta questa grandissima cavolata, io andrei in collezione e andrei a spacchettare immediatamente i primi pacchetti che abbiamo. Allora, abbiamo anche un mazzo oggi che qualcuno di voi mi ha anche donato. Allora, abbiamo, come caspita si chiama questa qui? Confini varcati? Bundaris Crossed o qualcosa del genere, credo di sì. E abbiamo un'espansione, cioè una bustina sola, quindi la apriamo immediatamente. Ci siamo? E allora vediamo un pochino cosa troviamo dentro, madonna. Ok, ho anche una di Vittorio Regali che apro dopo, quindi no problem. Ok, siamo belli carichi, abbiamo un Trapinch, Blitzhole che è nuovo, poi un Venipede che è nuovo, Darmanitan ce l'abbiamo, Mienfu, un altro Mienfu con un artwork diverso. E la rara è, attenzione, e... che schifo! Ok, incominciamo alla grande con un Lilligant totalmente brutto, perché è brutto. Ok, io andrei di Vittorio Regali. Questo è stato il primo set che ho iniziato a collezionare seriamente e che ho completato al 100% improvvisamente, quindi sì. Allora, Timbur, Litwick, Yamask, Vanillish, Fossil Piuma che è nuovo, poi abbiamo un Hitmore che è nuovo, la rara è... l'abbiamo trovata. Abbiamo trovato una ultra, ragazzi. Abbiamo trovato Virizion Full Art. Ok. Virizion Full Art. Una gioia, ragazzi. Però non riesco a trovare le ex. Questa è la cosa che mi dispiace un botto. Perché? Perché non riesco a trovare le ex? Perché? Allora, abbiamo ancora dei pacchetti di Destini Futuri. Poi Destini Incrociati. Abbiamo poi Turbo Blitz, Turbo Crash. Sì, tra l'altro di Turbo Blitz sono due. Poi abbiamo tre di Vapori Accesi. Mi manca la voce, oddio. Un mazzo, abbiamo il mazzo tematico Ciclone Psichico che andremo ad aprire tra poco. Vabbè, un baule, lo apriamo adesso, così tanto per vedere cosa c'è dentro. Ok, apri il forziere. Ah, che tristezza. Abbiamo trovato Recupero Energia, però niente di che, insomma. Sarà una foil o qualcosa del genere. Va bene, andiamo di Destini Futuri allora, quindi vediamo un po'. Dunque. Oh, ok. Ci sono tipo tutte queste carte che le ho già. E poi c'è Vanillish che mi mancava, ma comunque andiamo al sodo perché la rara è, ragazzi, è qui. Me lo sento. Sì! Shaymin-X! L'abbiamo trovata! Oh! Finalmente una caspita di ex. Oh, ragazzi, Shaymin-X. Siamo già a due carte totalizzate. Abbiamo una, mamma mia, abbiamo trovato Virizion Ultra Full Art e Shaymin-X. Che bomba, che bomba. Ok, questo Shaymin-X mi serviva, anche perché lo cercavo da un bel po' di tempo. Quindi alla grande. Ragazzi, siamo già a una ex trovata, però l'altra full art è carina comunque, quindi la consideriamo una carta rarissima comunque. Allora, poi abbiamo Destini Incrociati. Io direi di aprirla subito perché mi sento qualcosa anche qui, mi sa che c'è qualcosina, qualche ex, la becchiamo anche negli altri pacchetti, Vediamo un pochino. Abbiamo due rare. Abbiamo due rare, ragazzi, due rare. Dirling, Cottonee. Le altre ce l'abbiamo, poi abbiamo Whimsicott che è nuovo. Allora, la prima rara è... aspettate un attimo. Ok,
Ok, un Lugia. Questo Lugia è comunque buonissimo, ragazzi. È comunque buonissimo perché mi mancava. E potrei aggiungerlo al mazzo perché sì, ci sta. E la rara è... cosa sta succedendo oggi? Cosa? Ragazzi, un Glazion X! No, vabbè. Cosa sta succedendo oggi? Allora, questo è fighissimo. Con punto dolente, Crystal Raggio. Che tra l'altro è di tipo acqua, ovviamente, Glazion. E potrei aggiungerlo al mio mazzo, perché io ho un mazzo di tipo acqua-fuoco. Quindi potrei fare un mega update con tutte queste ex che sto trovando. Che madonna, che bello! Wow! Sta andando tutto alla grande, quindi sono contentissimo. Bene. Abbiamo già trovato due ex e una ultra. Mamma mia, spacchettamento epico. Finito bene stavolta. Ok, poi abbiamo Turbo Blitz. Abbiamo due pacchetti di Turbo Blitz, quindi li apriamo proprio subito, perché anche qui mi sa che sento odore di ex. Dai, che oggi sono fortunato. Sì, lo so, me lo sento, ok. Oh, allora abbiamo Exiu, Paras, poi abbiamo Noibat che è nuovo, abbiamo un Gogot, poi una prenotazione. Perché prenotazione? Lancia una moneta se esce testa blu. Ah, ok, vabbè, insomma. Un Quilava che è carinissimo. E poi un legame mentale con Glalie. Questo potrebbe servirmi perché io ho un Glalie X nel mazzo. È un Mega Glalie se non sbaglio, non mi ricordo, dovrei guardare. Comunque la rara è subito, guardiamola. Ed è vabbè, un Parasect che è raro, semplicemente. Niente di che. Va bene. Apriamo di nuovo Turbo Blitz, che ne abbiamo un'altra. E vediamo un po', a noi la fortuna, dai che me lo sento. Sì. Ok. Cosa abbiamo? Flabébé, Gastly, Doduo, Rufflet, un altro Quilava di quelli belli, Starmie, uno Stunfisk che è nuovo pure. La rara è una Turbo, Madonna, non ci credo. Che figo! Ok, non riesco a vederlo, quindi devo girarmi così. Noivern Turbo, signori miei, Noivern Turbo. E la rara? Oh, magari se fosse stata una ex sarebbe stato tipo tutto più figo. Ma ragazzi, abbiamo trovato una Ultra, due X e una Turbo. Cosa sta succedendo oggi? Non ci credo. Non ci credo. Ok, questa Turbo è epica, veramente epica. Ok, ragazzi, rimangono Turbo Crash e poi tre pacchetti di vapori accesi, che quelli li apriamo sempre per ultimi perché è l'ultimo set. Tra l'altro adesso arriverà anche il set di evoluzioni, quindi aspettatevi delle nuove aperture, magari anche il Real. Quindi se le volete il Real, comunque, volete aperture Real, lasciatemi tanti bei mi piace perché potrei portarvene, quindi ci potrebbe stare sta cosa. Ferrosid, Sprizzy, Froakie, Blitzol, Determinazione di Misty, ah, cintura Furia Lotta, Frogadier. La rara è un Sismitoad. Cioè, la rara sarebbe tipo la reverse comunque, però mi sa che non è reverse, no, mi sa che è comune, però è comunque forte. E la rara? La rara è un Clefable. Non è holo. Fa cagare. Decisamente. Ok, finito questo pacchetto di Turbo Crash. Apriamo ovviamente quelli di vapori accesi, perché qui potrebbe esserci qualcosa di serio. Dai, almeno per una volta, ti prego, vapori accesi, dammi qualche dannata soddisfazione, oltre alla Turbo di settimana scorsa, del video precedente. Vabbè, abbiamo Aipom, Drifloon, Meow, Omeo, chiamatelo come volete, Clouncher, carica speciale, Monferno, Zweilous. Ci sono due rare. La prima è un Samurott. Questo Samurott sarebbe abbastanza buono. E la rara definitiva è... Ok, è uno Spiritomb del cavolo, che non è nemmeno holo. Apriamone un altro. E allora vediamo un pochino. Ok, ho dato un pugno al microfono, scusatemi, vogliatemi sempre bene. Di carte nuove abbiamo soltanto questa, questo dado ingordo, che non so cosa sia. Cioè, magari leggerò l'effetto più avanti. Ok, rara, un Infernape, che è reverse, raro reverse, e la rara definitiva è... Ragazzi, riscaldiamoci la mano come al solito, siamo pronti!
Uno Jumpluff. Ma perché? Perché Jumpluff? Che poi fa schifissimo. Perché mettete un Jumpluff tra le rare? Perché non ha senso, non è rara. Non lo è. No. Ok. Va bene, partiamo con l'altro pacchetto di vapori accesi. Abbiamo sempre due rare. Ragazzi, mi aspetto la ex qui, me l'aspetto, me lo sento. Ok, Sneasel. Fletchling, legame mentale con Gardevoir che avevo già, quindi pensavo fosse nuova. Ok. Ansia. Ok. La prima è uno Spiritomb. Ok, prevedibile al 100%. E la rara è dai, 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 un Bisharp Shiny. Che figo. Un Bisharp Shiny, che comunque non sbrilluccica, ma niente di niente, però vabbè. Ci accontentiamo. O forse sì, aspettate un attimo. Sì, che sbrilluccica, un Bisharp Shiny Holo. Vabbè, comunque ci siamo portati a casa un bel po' di roba. Mamma mia, abbiamo trovato quante? Due ex? Due o tre ex? Non mi ricordo adesso, vabbè, comunque. E come ultima cosa, diciamo, per chiudere, apriamo anche questo mazzo che mi hanno regalato, quindi grazie mille. E con la monetina di Charizard. È Charizard? Sì, ok, Charizard. E poi tante belle carte. Eccole qui. Che poi ovviamente guarderò con calma. Dovrebbe esserci anche quella. Questo Milotic è veramente fantastico, ragazzuoli. E basta, 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 basta. Però vorrei fare una cosa bonus. Tanto perché mi va. Io andrei nel negozio a comprare un pacchetto. Cioè uno. Buste. Tanto io c'ho. C'ho 2000 monete, ci può stare. Vorrei comprare un altro di vapori accesi. Lo compro. Giuro che ne compro uno. Aspetta, vediamo un attimo. Costo, bla bla, conferma. Un momento, l'abbiamo comprato. Ragazzi, andiamo su collezione e apriamo totalmente a caso questo pacchetto di vapori accesi. Magari mi capita una botta di culo assurda. Vai! Magari potrebbe finire bene questo spacchettamento. Sì, vabbè, è già finito bene perché ci siamo portati un bel bottino. Ok. Bergmite, Dino. Poi cosa abbiamo? Abbiamo questi qua che sono i Pokémon Ranger. Abbiamo un Klefki. E la rara, signori miei, è un Avalug. Che schifo! Oh, tristezza immensa. Non troverò mai una ex dentro vapori accesi. Questa è la mia sfiga più immensa e totale del mondo. Va bene, ragazzi, per questo spacchettamento di oggi è tutto. Abbiamo trovato un bel po' di carte, ne sono veramente felice. È finito bene stavolta questo spacchettamento. Quindi io vi aspetto col prossimo. Lasciate tanti bei pollicioni in su per questo video se vi è piaciuto e commentate qui sotto dicendomi, scrivendo, ovviamente hashtag banana, non dimenticatelo, però oltretutto scrivetemi se avete anche voi queste carte, se le avete trovate o se siete sfigati un pochino come me. Nel TGC in generale. Quindi io vi saluto e ci si becca con il prossimo spacchettamento online. Ciao!